Ti va di imparare la scala di Re maggiore? Te la spiego in questo video. Ciao, io sono Maurizio e oggi ti spiego la scala di Re maggiore. La prima cosa che ti chiedo però è iscriviti al mio canale YouTube cliccando sul pulsantino rosso in basso a destra con scritto iscriviti, è molto importante perché mi permette di produrre nuovi video. Metti un bel like e attiva la campanella delle notifiche. Puoi anche mettere un super grazie. Allora, oggi vediamo la scala di Re maggiore. Allora, nel nostro circolo delle quinte adesso ci spostiamo dalle ore 12 di Do maggiore alle ore 1 di Sol maggiore alle ore 2 di Re maggiore. Quindi Re maggiore è una tonalità molto vicina a Sol maggiore e ha tutte le note in comune con Sol maggiore tranne il Do. Infatti, nella scala di Re maggiore il Do è diesis. Quindi come lo facciamo il Do diesis sul sassofono? Il Do diesis basso si fa come il Do basso, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, più questo tasto qua, C sharp, questo tasto qua. Il Do diesis centrale si fa a vuoto, il Do diesis acuto si fa a vuoto. Per il resto sono le stesse identiche note di Sol maggiore. Allora, vediamo alcuni passaggi un pochino difficili. Un passaggio sicuramente difficile è il Do diesis Re, perché passiamo da una posizione a vuoto senza niente a una posizione con il portavoce e 1, 2, 3, 4, 5, 6 tasti chiusi. Quindi è un passaggio un pochino difficile. Magari su questo passaggio ti puoi esercitare un pochino a parte alternando queste due note. Altro passaggio un pochino difficile è nei bassi, quando si fa Do diesis Si, ossia Do diesis Si, si sposta in avanti il mignolo senza sollevarlo, Do diesis Si, in questo modo. Bene, per suonare la scala di Re maggiore mi avvalgo dell'ausilio di Mister Pianoforte. In realtà è una tastiera, non è un pianoforte, e ho messo il suono dell'organo e insieme al suono dell'organo ho messo il mio bel metronomo a 76 bpm. Quindi adesso alzo il volume perché il volume deve essere abbastanza alto. Devo sentire bene il metronomo, devo sentire bene il bordone per l'intonazione e mi vado a fare la mia bella scala di Re maggiore, articolazione minima, pausa di minima. Allora, molto importante, ricordati di sincronizzare soffio, lingua e dita tutte e tre insieme.
Ricorda nei bassi di stare morbido con la gola, di stare rilassato e negli acuti invece di aprire e di abbassare la lingua per non far crescere l'intonazione. Quindi tutte queste cose studiale facendo attenzione magari anche a una sola cosa per volta, una volta il suono che deve essere sempre uguale, una volta fai attenzione all'intonazione, una volta fai attenzione alla sincronizzazione delle dita e poi qualche volta provi a fare tutto quanto insieme, a controllare tutti questi parametri insieme. Puoi trovare l'esercizio della scala di Re maggiore cliccando nel link in descrizione. Se ti piace questo approccio scientifico allo studio del sax, clicca nel link in descrizione, studia con me, clicca qui, si aprirà un form, metterai il tuo nome, la tua email, un breve messaggio, io ti ricontatterò e potremo fissare un appuntamento dal vivo, mentre siamo lontani, anche su Skype. Inoltre, guarda sul mio sito internet, nelle varie sezioni, ci sono varie possibilità per te. Ti ricordo i miei social, Maurizio Leone Sax, Facebook, Maurizio Leone Sax col trattino basso, Instagram, la mia email, maurizioleonesax@gmail.com e il mio sito internet, www.maurizioleonesax.com. Allora, un caro saluto, arrivederci al prossimo video, ciao!